The New Stories. La tua informazione libera. Sara, una donna inglese di 33 anni, ha vissuto un'esperienza traumatica a causa di una serie di interventi chirurgici in Turchia. Dopo aver preso peso a causa dei farmaci per l'endometriosi, Sara decide di sottoporsi a un bypass gastrico in Turchia nel 2021. Il successo dell'operazione la porta a desiderare di rimuovere la pelle in eccesso rimasta. Nel febbraio 2023 si sottopone a una procedura complessa che comprende un'addominoplastica, un lifting del seno e l'inserimento di protesi mammarie. Tuttavia, l'operazione non va come previsto. Sara descrive un dolore insopportabile e ricorda di aver implorato i medici di lasciarla morire. 9 giorni dopo l'intervento, si ritrova con un seno viola e liquido marrone fuoriuscente, sentendosi come se il suo corpo stesse cadendo in pezzi. Un secondo intervento viene eseguito in condizioni non ideali. L'anestesia è locale e Sara resta sveglia assistendo al taglio della pelle morta con uno strumento infuocato. Tornata in Inghilterra, scopre che l'addome e un seno erano infetti e pieni di tessuto morto a causa di un'eccessiva rimozione di pelle da parte del chirurgo turco. Un terzo intervento in Inghilterra, con innesti presi dalle gambe, è necessario per correggere i danni. Sara trascorre 8 settimane in ospedale e subisce ulteriori operazioni. L'esperienza l'ha profondamente cambiata. Ora è traumatizzata, ha paura di guardarsi allo specchio e soffre di incubi legati agli ospedali.